Siamo sul KC-767 Alfa del 14° stormo dell'aeronautica militare. A bordo abbiamo 100 passeggeri di origine afghana giunti in Kuwait attraverso un ponte aereo da Kabul grazie ai velivoli della 46esima aerobrigata C-130J, successivamente imbarcati appunto sul 767 e a destinazione Roma Fiumicino, dove stimiamo di atterrare fra circa 3 ore. A bordo del velivolo sono presenti molte famiglie, molte donne, molti bambini e sicuramente nei loro occhi abbiamo intravisto la disperazione di lasciare le proprie case, il loro paese, ma sicuramente comprendono l'opportunità che gli viene fornita dall'Italia di trovare un futuro migliore e di trovare appunto attraverso questo trasporto un nuovo inizio. Negli occhi dei bambini specialmente abbiamo visto sicuramente le difficoltà maggiori, ci sono risultati più spaesati. Nel nostro piccolo abbiamo cercato, fornendo a bordo dei piccoli dolci, delle caramelle, dei giochi, di alleviare le loro sofferenze e abbiamo anche riconosciuto sicuramente una felicità nel ricevere questi piccoli gesti. L'impiego che stiamo sostenendo fin dal 15 agosto, quando è iniziato il ponte aereo da Kabul all'Italia, è oneroso per noi e per tutto il personale che è interessato. Però questo sicuramente ci dà la forza per andare avanti e per completare la missione che ci è stata assegnata. Sicuramente non lasceremo nessuno indietro e porteremo tutto il personale in Italia e daremo loro la speranza di